Ciao famiglia nerazzurra, benvenuta nel nostro canale Inter News. La notizia di oggi è che dall'Inter sono tutti delusi. Vi chiedo di restare fino alla fine per non perdere nessun dettaglio e di iscrivervi al canale per ricevere le prossime novità dalla squadra nerazzurra. Nell'ultimo capitolo di cronaca che echeggia in tutto l'universo interista, Juan Cuadrad resta sotto i riflettori per un fastidio persistente al tendine d'Achille. Sono emersi gli aggiornamenti sullo stato di forma del giocatore colombiano, che puntano ad allenamenti personalizzati, mentre le attese aleggiano su una sua possibile presenza in panchina nella prossima sfida contro il Frosinone. Lo scenario si svolge con l'Inter che mantiene una comunicazione trasparente non solo con i propri tifosi, ma condivide anche informazioni cruciali con la squadra colombiana. C'è la speranza che Cuadrad venga risparmiato dalla convocazione per gli impegni in nazionale, in vista del pieno recupero dell'ex juventino. I dettagli, portati alla luce da Tutto Sport, dipingono un quadro che fa riflettere. Cuadrad, soprannominato Panita, si rivela una delle più grandi delusioni in questa fase iniziale della stagione, soprattutto considerando le sue magre 4 presenze, per un totale di soli 97 minuti in campo. Una stagione d'esordio che, purtroppo, ha visto il talento colombiano trascorrere più tempo in infermeria che in campo ad Appiano o San Siro. Questa narrazione evidenzia non solo la fatica fisica di Cuadrad, ma solleva anche interrogativi sul ruolo del giocatore nello schema tattico dell'Inter e sulle sue prospettive per il resto della stagione. I fan, sempre desiderosi di prestazioni stellari, aspettano con impazienza di vedere come il Panita potrà contribuire quando sarà in piena forma. Ora, vogliamo sapere la tua opinione su questa situazione che coinvolge Juan Cuadrad. Come credi che la tua presenza, anche in panchina, possa incidere sulla prossima sfida contro il Frosinone? Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi le tue aspettative sul ruolo di Cuadrad nel percorso dell'Inter in questa stagione. Iscriviti al canale per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti su tutto ciò che accade nella squadra nerazzurra. Forza Inter!